nostro scopo adesso è quello di analizzare separatamente le diverse durate, di interpolare alle curve empiriche che di frequenza di non superamento delle probabilità, e in particolare un certo tipo di funzione di probabilità che si chiama curva di Gumbel. Perché la curva di Gumbel, che è questa di cui vedete qui dipinta la disegnata la probabilità qui? La curva di Gumbel perché Gumbel si è messo a studiare quale fosse la distribuzione che possibilmente dovevano avere gli estremi di un insieme di dati, in funzione naturalmente del fatto che i dati originari, per esempio, erano distribuiti secondo una curva, una distribuzione che può avere una media e una varianza, cioè quelli per cui, per esempio, soddisfano il principio della legge dei grandi numeri, se sommati tra di loro. Allora, Gumbel ha trovato che ci sono tre tipi di possibilità per questa distribuzione dei massimi, di cui la curva dei valori estremi del primo tipo è proprio questa, che mi dice che la probabilità di H minore di H, di una certa quantità H, dipendente da due parametri A e B, è uguale a E alla meno E e all'esponente H meno A diviso B. E questo H naturalmente è compreso fra meno infinito e più infinito. Già questa prima informazione vi potrebbe sembrare un po' strana, perché noi andremo ad interpolare queste curve ad altezze di precipitazione, e queste altezze di precipitazione sono note essere positive. Però anche una curva di distribuzione che ammette dei valori negativi può essere una buona approssimazione dei dati, ancorché deve risultare però che la probabilità che le altezze negative si ottengano sia molto piccola, per esempio un miliardesimo. Quindi abbiamo questa curva con questi due parametri. A è un indicatore di posizione, B è un indicatore di scala. In particolare A è la moda. Come sono fatte le distribuzioni di Gumbel? Sono distribuite in questo modo qua. L'immagine tratta da Wikipedia, anche se non è, se non è detto. Sono queste curve qua, e se voi sappiatelo che giovedì voi dovrete con Python mettervi lì e disegnare un grafico di questo tipo. Dopo io vi insegnerò come fare, ma intanto voi ingegnatevi a pensarci come si fa. La derivata della curva di Gumbel, che dopo vediamo come è fatta in una delle slide più avanti, è una curva di questo tipo, cioè una curva, come vedete, che è asimmetrica, quindi media e moda non coincidono, e però è unimodale. Questi rappresenta vari valori dei due parametri, no? Questi parametri mu e beta non corrispondono necessariamente a come li ho messi io, perché per esempio io li ho chiamati A e B, qui è solo per mostrare qualitativamente come vanno le curve. Quando possiamo dire di conoscere una certa distribuzione di probabilità? Quando ne conosciamo certamente la forma della funzione, come abbiamo fatto prima. Un altro modo per conoscere la distribuzione di probabilità è quello di conoscerne i momenti, in particolare di conoscere qual è il valore atteso di una certa distribuzione. Qualcuno qui nel passato si è ingegnato a calcolare quale sia il valore atteso di una variabile distribuita secondo la curva di Gumbel che avete visto prima, e il risultato è che questo valore atteso è in qualche modo linearmente legato ai parametri, in particolare è uguale a B
per un certo parametro, per un certo numero gamma che si chiama costante di Eulero-Mascheroni ed è un numero irrazionale, più A. Perché compare questo numero irrazionale? Perché nella definizione di valore atteso il valore atteso è l'integrale da meno infinito a più infinito di che cosa? Della variabile in funzione x per il valore della funzione di distribuzione in dx. E non è detto che fare questo integrale sia facile, anzi qui è molto difficile, certamente ci sono dei trucchi per farlo che magari hanno a che fare con l'estensione della curva nel campo complesso e poi vengono calcolati questi numeri. Quindi questo è il numero di Eulero-Mascheroni. Un altro modo per conoscere quindi ulteriormente le caratteristiche della curva è quello di sapere dov'è la moda. La moda è A. La mediana invece si può calcolare ed è A meno B log log di 2. Quindi non è importante, adesso voi vi state spaventando perché state pensando adesso queste cose le dovrò imparare a memoria o no? La risposta è decisamente no, nel senso che magari che la moda è A, sì, ma le altre quantità voi dovete sapere semplicemente che sono state calcolate e che ci sono delle tavole in cui queste quantità sono riportate, per esempio delle tavole degli integrali. Tavole degli integrali sono appunto dei libri dove integrali di questo tipo complessi sono stati svolti in passato e alcuni ci hanno dedicato veramente tanto tempo per calcolarli. La varianza della curva di Gumbel, magari anche questa potete ricordarvela, è un pari a b quadro pi greco al quadrato diviso 6. Quando vi dicevo prima appunto che l'integrale qua di queste funzioni trascendenti ha a che fare con l'estensione in campo complesso, ha un indizio nell'apparenza di questo pi greco. Quando compare il pi greco ci deve essere l'integrazione su un qualche cerchio, quindi probabilmente è stato fatto un'integrazione in campo complesso, poi su una circonferenza in campo complesso e poi sono stati tratti degli opportuni limiti per schiacciare e ridurre questa integrazione sull'asse reale, ma a noi interessano solo questi valori qua. E questa idea comunque è piuttosto generale, qualsiasi distribuzione che noi abbiamo, cerchiamo di capire se riusciamo a calcolare media, varianza e alcuni momenti particolari, la moda, se ne abbiamo un'espressione. E sulla base di questa espressione poi, come vedremo, saremo in grado anche di fare alcuni ragionamenti ulteriori sulla distribuzione dei dati. Questa è la forma standard cosiddetta della curva di Gumbel, in cui al posto dell'esponente c'è scritto una y è quindi uguale a x meno a diviso b. In questo caso, rispetto alla forma standard, il valore del valore atteso è decisamente gamma e il valore della varianza è pi greco al quadrato sesto. Per ottenere da questa forma queste espressioni è sufficiente fare un cambiamento di variabile sotto il segno di integrale, ma non vi dimostro la cosa. Dunque, nel nostro caso vanno cercate delle curve di Gumbel, ciascuna per tutte le durate di precipitazione che noi abbiamo. I tempi che vi ho mostrato nella tabella nella lezione precedente non sono durate arbitrari, sono proprio le durate sui quali trovate i dati dei massimi annuali. E in particolare una, 3 ore, 6 ore, 12 ore, 24 ore. E noi quindi dovremo disegnare queste curve di probabilità. E queste curve di probabilità mi rappresentano per ciascuna durata che cosa? La probabilità di ottenere una certa altezza di precipitazione. Poi che cosa dobbiamo fare?
per esempio noi dobbiamo progettare una fognatura fluviale e quindi dobbiamo capire qual è l'altezza di precipitazione che in quel luogo dove abbiamo intercolato queste curve, ma ancora non sapete come intercolarle, ve lo dico dopo, qual è l'altezza di precipitazione fa un tempo di ritorno di 10 anni. Allora, tempo di ritorno di 10 anni che cosa significa? Beh, tempo di ritorno è uguale 1 diviso 1 meno la probabilità di non superamento, tempo di ritorno uguale a 10, inverto questa relazione e ottengo 0,9. Se non mi credete, 10 uguale 1 anni diviso 1 meno x, uguale 0,9. Quindi esattamente quella linea che io ho disegnato. Quindi i dati che mi servono per progettare sono quei dati che compaiono sulle cinque diverse durate, 1 ora, 3 ore, 6 ore, 12 ore e 24 ore. Una volta che ho questi punti rossi, poiché le curve di probabilità sono le curve che mettono in corrispondenza bionica l'asse delle ascisse con l'intervallo 0,1, io sono in grado di invertire le curve e di trovare 5 valori corrispondenti di altezza di precipitazione. Che cosa? L'altezza di precipitazione H1, che è l'altezza della precipitazione che ha un tempo di ritorno di 10 anni e una durata di 1 ora. L'altezza di precipitazione che ha un tempo di ritorno di 10 anni e durata di 3 ore, eccetera, eccetera, eccetera. Ho quindi 5 punti di cui conosco le coordinate H e probabilità e anche il tempo di ritorno. Quindi posso dire, la curva di possibilità pluviometrica, che cos'è? La curva di possibilità pluviometrica, se ci pensate, in che piano sopravvive? Vive nel piano in cui ho in ordinate ho l'altezza di precipitazione e in ascisse ho la durata, ma io qua ho 5 coppie, altezze e durate. Interpolo questi dati, come con un metodo dei minimi quadrati che voi dovete conoscere, e quello che ottengo sono curve di questo tipo. Questa è la rappresentazione in un diagramma normale, sembrano delle radici quadrate in qualche modo come andamento. Di che cosa? Delle altezze di precipitazione per 3 tempi di ritorno, che saranno 10, 50 e 100 anni di tempo di ritorno, adesso non mi ricordo. Rappresentate in un grafico bilogaritmico, stavolta fatto bene. Sono le curve di possibilità pluviometrica, i dati sono sempre i soliti. Perché sono fatto bene? Perché qui le ore, leggo le ore giuste, per esempio qua sono 3, 6, 12, queste sono 12, queste sono 24, queste sono 3 e queste 1 ora. Potremmo avere da che ridire sull'interpretazione, sull'interpolazione qui. Però intanto, perché vedete che per esempio noi ci aspetteremo di trovare mediamente tutti i punti sopra o tutti i punti sotto, cioè metà dei punti sopra, metà dei punti sotto, ma anche in maniera più o meno graduale. Questo invece lì c'è un chiaro andamento che sembrerebbe dire che in realtà quelle precipitazioni non sono distribuite secondo quella curva di possibilità pluviometrica che noi vorremmo fosse valida. Però intanto ce li teniamo, la procedura in qualche modo vi dovrebbe essere chiarita. Ripeto, noi dobbiamo trovare le curve di possibilità pluviometriche. Il primo passo è quello di interpolare ai nostri dati che corrispondono alla tabella di precipitazione delle curve di Gumbel, ciascuna per ciascuna durata. Ottengo 5 curve di Gumbel se ho 5 durate, ognuna diversa. La mia progettazione avviene per un determinato tempo di ritorno usando le curve di Gumbel e io vado a calcolare le altezze di precipitazione che corrispondono a ciascuna delle durate e naturalmente al tempo di ritorno che
che ho scelto e che è quello rappresentato dalla retta orizzontale. Se ho questi dati posso interpolare le curve di le linee segnalatrici di possibilità curviologica o curve di intensità, durata e frequenza, come si chiamano in inglese, intensity, duration, frequency, curves. Allora, quale cosa ci manca qua? Beh, certamente ci manca di capire come faccio ad interpolare per ciascuna durata una curva di Gumbel, ed è quello che facciamo nella prossima lezione.